Salve ragazzi e bentornati con un nuovissimo video. Questo è un video davvero molto speciale a cui tengo tantissimo. Infatti è qualcosa che non ho mai fatto sul canale. Sarà una specie di video diario completo della mia giornata. Infatti questo sabato ho partecipato ad un evento ad un centro commerciale. Il mio primo evento in un centro commerciale. Ed ho voluto condividere questa grande emozione con voi. Per questo ho deciso di registrare qualsiasi cosa ragazzi. Spero davvero che questo video così speciale vi piaccia. E volevo invitarvi con tutto il cuore ragazzi a lasciare un mi piace sotto questo video, perché davvero ci terrei tantissimo. E inoltre vi invito a scrivere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questi video diario, perché se vi piacciono sarò felicissimo di portarvene altri sul canale. Quindi ragazzi, vediamo se ce la facciamo a raggiungere i 20.000 mi piace per questo video. E detto questo ragazzi, mettetevi comodi e vi auguro una buona visione. Buongiorno. Ok ragazzi, mi sto preparando che fra poco si parte per il centro commerciale e qui ho messo la fantastica golden maglietta che è un po' spiegazzata. Forse avrei dovuto farla stirare da mia madre, ecco, ma non ci ho pensato. Non mi riprendo in faccia ragazzi perché è meglio di no. Credetemi, quando uno si alza di prima mattina è meglio evitare. Qui c'è l'orologino che lo sto caricando e poi di là ho preparato il computers qua dentro. Con un po' di video da modificare, almeno perdo le 8 ore di viaggio che ho da fare. Sono parecchie. Ok ragazzi, sono pronto e finalmente ecco il mio outfit. Golden jump, maglietta ovviamente golden. Adesso però devo mettermene un'altra perché sennò mi congelo. E devo anche sbrigarmi perché fra tipo 10 minuti ho il treno e sono cazzi se lo perdo. Ok ragazzi, vlog in macchina con la golden mamma. Stiamo andando in stazione. Speriamo. Come al solito in ritardo. Questo sarà il primo di 3 viaggi. Devo fare tutto questo oggi e devo anche ritornare a Roma. Quindi devo farmi praticamente mezza Italia e riuscire a ritornare questa sera alle 11. Ce la farò? Missione impossibile, c'è un raggio di luce qui. Ok ragazzi, allora sono arrivato. Ho usato la macchinetta ma si erano incastrati, 2,50 euro buttati. E poi ho dovuto pagare il biglietto sul treno 7 euro. Quindi alla fine ho pagato 10 euro per un viaggio, per un viaggetto piccolissimo. Ho dei bei capelli, mi dicevano. Adesso ragazzi sto andando a prendere il treno Frecciarossa. Allora ragazzi, ho il treno fra tipo 30 minuti. Che cosa mi sono portato sul treno? Computer, un libro horror fighissimo ragazzi. Almeno perdo un po' di tempo siccome sono tipo 8 ore di viaggio. E niente. Ok ragazzi, sto andando a prendere il Frecciarossa e niente, sarà il treno che mi porterà a Milano e sarà un lungo viaggio, ma a voi passerà molto velocemente grazie alla magia di YouTube e ai suoi tagli fantastici, mentre io dovrò farmi 3 ore, più di 3 ore. Sto registrando anche. Vengo lui. Fai un saluto. Ciao. Grazie. Cioè penso che questo non l'ha mai fatto nessuno youtuber al mondo. Possiamo vedere che c'è un bel po' di macello e spero che non ci sia nessuno lì fuori che mi sta sentendo. Spero vivamente di no, perché sennò faccio una figura di cacca. Avete visto prima, mentre stavo registrando il treno, mi ha fermato anche un bimbo, una mamma di un bimbo che mi aveva riconosciuta. Adesso sono seduti nel mio stesso vagone. Insomma, adesso devo fare plin plin, c'è un motivo se sto in bagno.
Ok ragazzi, allora sono appena arrivato a Milano e c'è un bel casino. E niente, adesso praticamente non ho manco il tempo di pranzare, perché sì, non ho pranzato nel treno. Devo andare qui fuori, non so bene dove, che mi aspetta la mamma di un ragazzo che parteciperà anche lui all'evento. Questo ragazzo, se non mi sbaglio, ha fatto due film addirittura. Uno è Il ragazzo invisibile, era tipo l'antagonista, da quello che ho capito faceva tipo il super malvagio. E insomma, era parecchio che non ci ritornavo a Milano, sempre una bella città. Ok ragazzi, sto tipo vagando per la stazione di Milano alla ricerca della macchina che mi porterà al centro commerciale. Ok, dopo ore ragazzi, finalmente sono riuscito a trovarli. Eccoli lì giù. Ok ragazzi, alla fine siamo riusciti ad incontrarci, abbiamo trovato la macchina. Lei è Cinzia. Ciao. La gentile signora che mi sta accompagnando. E qui c'è Enea. Ciao. Il piccolo attore. Va bene, ci vediamo dopo al centro commerciale. Siamo arrivati al centro commerciale. Adesso non so dove ci stanno portando, chi lo sa. E già ho visto che ci sono alcuni di voi. Sono felicissimo. E chissà dopo che cosa succederà. Oh, ci sono io. Ok ragazzi, finalmente si mangia questa buona roba, una pizza margherita e questi cosi qua che non so cosa siano, ma sembrano molto buoni. E ovviamente per non ingrassare, una Coca-Cola zero. E è tipo dalle 10 che non mangio, adesso sono le 4. Ho fame. Ok ragazzi, allora ci hanno portato tipo in una sala conferenze e niente, siamo qui aspettando che ci devono truccare addirittura. Mai truccato in vita mia. Quindi niente, c'è tipo l'ufficio. Ah, vediamo, forse c'è qualcuno. Già abbiamo ho incontrato molti di voi ragazzi, vi ho visto. Niente, qui c'è il bagno, dato che devo andare a fare pipì. Ok ragazzi, sono stato truccato, ora sta facendo l'altro ragazzo e poi toccherà a lui. Sono disperato. La prima volta in vita mia che entro in un negozio di trucchi. Ok ragazzi, allora l'evento è finito, sono distrutto, cioè i capelli tutti disintegrati. È andata bene, siamo stati tutti felici e contenti, soprattutto lui e lui. Ok ragazzi, allora sto rientrando in stazione a Milano perché fra pochissimo ho il treno. E sono distrutto, non vi immaginate davvero, non vedo l'ora di entrare in treno e farmi una bella dormita. Insomma, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi volevo invitare a lasciare tantissimi mi piace ragazzi, lasciate tanti commenti qui sotto. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi i prossimi video. Seguitemi sulla mia pagina Facebook, link in cima alla descrizione. E noi ci vediamo alla prossima. Da Milano è tutto e anche da Giampi. Ciao!